essere presenti qui questa sera, devo dire così numerosi, anche in ragione di un preavviso che non è stato particolarmente lungo, ma come potete pensare stiamo, come dire, progressivamente affinando questo avvio di campagna elettorale, soprattutto stiamo affinando gli strumenti che metteremo in campo. Voi siete quelle persone che o in occasione dell'incontro del 4 febbraio o anche successivamente attraverso il sito avete dichiarato la vostra disponibilità a partecipare alla stesura del programma per il rinnovo dell'amministrazione. E io per questo davvero vi ringrazio. Molti di voi hanno già vissuto l'esperienza del 2012, quella dei cantieri di lei, che vorrei ricordarlo, sono nati proprio in considerazione del fatto che in realtà altri volevano costruire altri tipi di cantieri, no? Perché c'era questo grande pericolo per la nostra città di una cementificazione praticamente totale del territorio. E allora noi abbiamo in quell'occasione voluto mettere in campo un modo alternativo, che fosse appunto quello non tanto di costruire qualcosa che forse era anche abbastanza inutile, ma costruire qualcosa di fortemente utile, come appunto le idee che dovevamo mettere alla base del nostro programma di mandato. Io sono anche sicuro che il segreto del successo del 2012 è frutto di alcune componenti, una delle quali sicuramente il programma. Molti dicono che i programmi servono soltanto in campagna elettorale e poi il giorno dopo si mettono via. Non è così, non sarà così, tra l'altro questa sera vedremo che non è stato così. E dico subito che già in una prossima occasione, questa volta sarà un'occasione istituzionale, mercoledì 29 marzo, sempre qui però questa volta nel teatro di Binario 7, daremo conto alla città di quello che abbiamo fatto in questi 5 anni. Non sarà una cosa di dettaglio, poi vedrete, abbiamo cercato anche di trovare una forma che consenta ovviamente a tutti gli assessori di poter dire le cose fondamentali, ma soprattutto poi dare degli strumenti di comunicazione che consentono appunto di rendicontare quello che abbiamo fatto, perché io credo che sia giusto partire da dove ci eravamo impegnati per verificare che cosa effettivamente è stato realizzato, non per autocelebrarci, ma semplicemente perché dare conto, diciamo, di quello che si è fatto credo che sia eticamente corretto. Allora, dicevo, questo è stato uno dei segreti. L'altro sicuramente è stata la partecipazione che siamo stati in grado in quella fase di mettere in campo. Credo che sia stato davvero un momento importante, ci ricordiamo tutti, insomma, no? Diversi momenti, la presenza nel quartiere con i palloncini colorati che segnavano un po' il fatto che in quel momento c'erano dei laboratori aperti, no? C'erano dei cantieri appunto aperti, e credo anche sull'entusiasmo di quel lavoro che è stato svolto. Poi la campagna elettorale ha visto una straordinaria partecipazione di persone, di uomini, di donne, di giovani, di non più giovani, e comunque di persone che semplicemente perché vogliono bene alla loro città hanno inteso impegnarsi. Ecco, io voglio subito dire che quel percorso di partecipazione non si è interrotto. Se c'è un patrimonio che noi possiamo dire di aver in qualche modo costruito in questi 5 anni, pur tra mille difficoltà, anche con qualche contraddizione, è proprio il patrimonio di partecipazione che è stato messo in campo. E la partecipazione poi si è espressa in tantissimi modi. Forse il più eclatante è quello che è già entrato, nel sentimento comune della nostra città sulla pulizia di primavera. Se avessimo parlato 5 anni fa di pulizia di primavera, ognuno pensava di tutte quelle, diciamo, che fa in casa propria, no?
oggi, ed è bellissimo, a me piace molto quando vengono soprattutto le scolaresche a visitare il comune, poi alla fine c'è sempre un momento in cui io li incontro e c'è sempre la domandina: quanti di voi partecipano a pulizia di primavera? E allora tutti che tirano sulla mano, no? È una cosa bella, è una cosa bella perché tra l'altro, come dire, io sono anche convinto che questo è un processo anche di carattere educativo, insomma, no? Perché, che deve essere portato avanti, ma non è stato soltanto quello, abbiamo avuto un'altra, credo, importante, significativa, momento di partecipazione. Abbiamo inaugurato il Museo degli Umiliati, il Museo della Città, abbiamo il tema di come in assenza di risorse poter comunque garantire queste aperture. Abbiamo lanciato l'idea Partecipate, non l'avevamo chiamata, anche perché c'è stato anche il contributo di molti che hanno aiutato anche al restauro di alcune opere, oltre 100 volontari si sono presentati e oggi noi il museo teniamo aperto anche grazie a questa partecipazione. Per non parlare della protezione civile, che ha avuto, devo dire, una ripresa davvero importante, potrei fare tantissimi altri esempi, non i civici, piuttosto che le guardie ecologiche volontarie, per dire che il tema della partecipazione è stato un tema molto presente. E siccome tra l'altro noi ci trovavamo in una condizione in cui una legge ha abolito le circoscrizioni, perché sono state abolite, sembrava una contraddizione nel momento in cui parlavamo di partecipazione eliminare anche questo rapporto diretto col territorio, con i quartieri. Abbiamo ideato le consulte di quartiere, le abbiamo addirittura raddoppiate, erano 5 le circoscrizioni, adesso sono diventate 10. I soggetti che partecipano sono i soggetti attivi presenti nel territorio, quindi non c'è una delega, come dire, che arriva per altre ragioni, ma sono le associazioni di volontariato, quelle sportive, le comunità religiose, gli oratori, le scuole, voglio dire, i comitati, l'insieme di quei soggetti che a diverso titolo si impegnano all'interno del quartiere e che a questo punto diventano anche un interlocutore nei confronti dell'amministrazione comunale. Ecco, se avete visto lo slogan, diciamo, di questo avvio di campagna elettorale, ha proprio questo tema, no? 10 quartieri per una città. Ed è proprio questo il senso, diciamo, del percorso che abbiamo fatto, di quel percorso che dai cantieri delle idee oggi ci porta a questo nuovo progetto che vogliamo varare. Dopo di me ci saranno gli interventi sia di Egidio Longoni, che sapete essere, oltre all'assessore alla partecipazione e alle politiche giovanili, anche se ormai anche lui comincia ad avere, diciamo, la sua bella età. Esatto, vedo Jerry che la applaude in maniera fin troppo plateale, cioè, di intrattenerlo. Quindi, però, io credo, e in questo senso, poi appunto nei prossimi giorni andremo a precisare anche altri aspetti della campagna elettorale, ma dico fin da subito che ho chiesto a Egidio di essere il coordinatore del programma, no? Proprio perché questo processo, diciamo, di partecipazione è l'elemento essenziale. E poi Maurizio Trezzi, che ci aveva già seguiti anche nella precedente esperienza, illustrerà anche, come dire, i contenuti anche di carattere tecnico che seguiranno in questo percorso. Voglio anche dirvi una cosa che credo sia molto importante. Il lavoro che farete non è un lavoro inutile, questo ci tengo a dirlo. Perché non è un lavoro inutile? Perché noi possiamo fare una cosa, io non so se sono già partite le slide, ma quello che voi adesso vedete non è né più né meno delle slide che nel 2012 noi avevamo prodotto quale sintesi del nostro programma di mandato. Vi confesso una cosa: nei giorni scorsi, quando appunto stavamo preparando un po' questa serata, a un certo punto mi sono arrivate queste slide. Mi sono arrivate, non sapevo francamente per quale motivo erano arrivate, perché ogni tanto Maurizio mi manda pacchi di roba e io la guardo. E leggendolo mi era venuto in mente che fosse in realtà
il rendiconto dell'attività svolta. Ero convinto che fosse qualcosa che dovevamo presentare il 29. E invece, ragionando, abbiamo verificato che non era così. Quindi che cosa vuol dire? Che quello che avevamo detto, per il quale ci eravamo impegnati nel 2012, oggi possiamo dire che è diventata realtà. Quindi quando dico che l'impegno, diciamo, del lavoro che verrà svolto nei tavoli è esattamente, diciamo, il lavoro utile per realizzare un programma che poi verrà realizzato. Ecco, ci tengo a dirlo perché a volte, appunto, qualcuno pensa che una volta fatto il programma non serve più a niente. È chiaro che però è diverso rispetto al 2012, nel senso che nel 2012, come dire, avevamo una prateria davanti, potevamo avanzare qualunque proposta, qualunque idea, anche perché francamente quelli che erano venuti prima di noi ne avevano combinate talmente tante, o meglio non avevano fatto praticamente nulla, che non era particolarmente difficile. Oggi è diverso, oggi noi abbiamo 5 anni alle spalle di amministrazione, abbiamo sicuramente maturato un'esperienza molto ma molto più significativa rispetto a quella di 5 anni fa, abbiamo soprattutto cognizione anche delle difficoltà che stanno all'interno dell'amministrazione pubblica e possiamo realisticamente guardare al futuro, sicuramente con uno sguardo che deve essere di innovazione. Guai a noi se pensiamo, come dire, di proseguire per altri 5 anni sull'onda dei 5 anni precedenti, sarebbe profondamente sbagliato, però è importante, come dire, fare tesoro di questa esperienza, acquisire quegli elementi che sono sicuramente utili. Ecco, trasporti, prolunghiamo la metropolitana, la MM e fermata Treni Monza Est, è esattamente, diciamo, quello del programma. In questi 5 anni finalmente siamo riusciti a finalizzare dal punto di vista della programmazione, per non parlare del wifi, ma lo vedete voi, insomma, non è che adesso stiamo raccontando qualcosa di diverso. Allora, proprio in ragione del fatto che è necessario far sì che il patrimonio di esperienza che è stato maturato venga, come dire, messo a disposizione, i 10 tavoli, perché poi vedrete sono 10 tavoli che si vanno a costituire, avranno ciascuno, diciamo, un coordinatore, perché abbiamo anche la necessità, appunto, di avere un referente che coordini questo tipo di attività, ma ho chiesto agli assessori di potersi affiancare all'interno dei tavoli proprio per fornire quel supporto, diciamo, di conoscenza, quegli elementi anche, come dire, nozionistici qualche volta, che però sono fondamentali per rendere credibile il nostro programma, perché non l'abbiamo fatto nel 2012, non lo dovremo fare questa volta, non dovremo, cioè, scrivere un libro dei sogni, non dobbiamo promettere nulla di quello che non siamo sicuri che potremo realizzare. Questo credo è fondamentale, ne va anche, come dire, della credibilità. Consentitemi, io credo che questa amministrazione in generale, nel sentimento della città, si caratterizza, insomma, per un'amministrazione sicuramente onesta, e diciamo che questo non era del tutto scontato, visto quello che magari è accaduto, competente, che sicuramente ci mette passione, però è anche responsabile. Quindi la responsabilità significa che io mi prendo un impegno che so di poter mantenere, altrimenti è chiaro che poi, come dire, la sfiducia anche nei confronti delle istituzioni, oltre che dei partiti, non possiamo lamentarci che avvenga. Quindi, in questo senso, il lavoro e il contributo che verrà dato da parte, diciamo, degli assessori è esattamente in questi termini. Ovviamente, ripeto, il contributo non potrà, come dire, impedire, anzi, tutt'altro, deve favorire nuove idee, nuove proposte. Questo ci tengo proprio perché il tema, diciamo, dell'innovazione, di cercare sempre di migliorare, di andare oltre, è assolutamente importante.
Questo è il senso, diciamo, un po' del lavoro che appunto vogliamo portare avanti e che oggi inizia. Poi vi verrà detto in maniera molto puntuale, si vedrà anche qui, messo che si veda, diciamo, un po' quello che sarà il cronoprogramma dell'attività. Vi dico subito che noi ci stiamo tarando, così almeno anche qui vedo che c'è la stampa, noi ci stiamo tarando sulla data dell'11 di giugno come ipotetica data per le elezioni, perché ormai parrebbe essere questo, anche se non c'è nessunissima conferma, però noi dovevamo ovviamente incominciare a ragionare secondo delle scadenze. Rispetto all'altra volta abbiamo fatto anche le nostre simulazioni, siamo esattamente in linea, diciamo, con i tempi, nel senso che l'altra volta eravamo anticipati magari di un mese, ma semplicemente perché le stesse elezioni vennero anticipate all'inizio di maggio, quindi evidentemente questo era un po' la caratteristica. Dopodiché è del tutto evidente che nel caso in cui dovessero sorgere, diciamo, delle novità di altro genere, quindi per esempio dovesse essere anticipata la data, ovviamente dovremo, come dire, ricalibrare anche il nostro timing in funzione, diciamo, di questo. Però per come l'abbiamo costruito, vedrete, è una costruzione che consente un confronto, un dibattito e soprattutto una prima sintesi. C'è poi una novità importante che verrà anche qui illustrata, che è quello che accadrà dopo questi tavoli di carattere generale, perché abbiamo detto, appunto, no, 10 quartieri per una città. Allora il tema dei quartieri, dei bisogni dei quartieri, noi li dovremo, come dire, rendere più evidenti rispetto a quelli che forse avevamo reso evidenti nel 2012, per una serie di ragioni, se non altro perché, appunto, come dicevo prima, avendo noi raddoppiato le sedi di confronto all'interno della città attraverso l'istituzione non soltanto di 10 consulte, ma di 10 sedi di queste consulte, quindi centri civici che sono diventati anche un elemento propulsore di vita all'interno dei quartieri stessi, devono, come dire, essere un elemento sul quale noi andremo a fortemente valorizzare. Per questo noi avremo, diciamo, questa fase che poi appunto verrà anche qui illustrata e che quindi ci consentirà sicuramente di avere una fase di partecipazione molto forte. Concludo dicendo che questa sera pensavo anche di cominciare a fare dei ragionamenti più approfonditi, per esempio per quanto riguarda la sede. In realtà ancora questo aspetto non l'abbiamo ancora chiuso, concluso, però sarà questione non di molto tempo, perché avere una sede significa avere un punto di riferimento specifico un po' per tutti, così come andremo a declinare in maniera più puntuale diciamo i ruoli che nell'ambito dello staff verranno eseguiti, anche se fin da ora dico dov'è Irene, che non la vedo. Irene Fusani, ecco, lei è una persona straordinaria che collabora direttamente con me, diciamo, in un rapporto anche per quanto riguarda la comunicazione, per cui poi, vabbè, al momento giusto faremo girare un po' tutti i numeri di telefono, le mail, però lei in questo momento sta tenendo sotto controllo e monitorando tutta la comunicazione che soprattutto attraverso il nostro sito si sta man mano sviluppando. Però oltre a lei ovviamente lo staff sarà completo anche di altre persone che ovviamente si metteranno a disposizione per dare una mano. Quindi io credo di aver detto tutto, forse ho detto anche troppo, non lo so, però davvero questa serata è una serata importante perché da qui parte, come dire, adesso siamo in campagna elettorale, nel senso che adesso davvero dobbiamo lavorare solo, mi fa davvero tanto piacere vedere come ci siano persone diverse, diciamo, che magari per la prima volta qui si incontrano, ma come spesso accade, tra l'altro, per questo caso dobbiamo anche conciliare l'esito, il percorso è più bello, è ancora più interessante che non magari la meta, no? Perché a volte capita così e sono sicuro che il percorso che noi questa sera stiamo avviando è un percorso che alla fine comunque arricchirà tutti noi a cui stiamo partecipando. Grazie davvero, do la parola a Emilio.